Dunque ci stiamo avvicinando a Lohengrin, che trasmetteremo in diretta domani a partire dalle ore 17, l'ora in cui comincia appunto Lohengrin di Wagner alla Scala. In questi giorni il Comune di Milano ha coordinato una numerosa serie di iniziative attorno alla prima della Scala, che è come sempre l'avvenimento un po' clou della stagione culturale milanese, ma direi non soltanto milanese, un po' di tutta la nazione, e tra le varie iniziative che sono state prese per così avvicinare il pubblico alla musica di Wagner, ce n'è una che ovviamente colpisce un po' per il suo carattere abbastanza inconsueto, vale a dire ritrovare gli eroi wagneriani, il mondo di Wagner, ambientato però all'interno dei fumetti, delle strisce, così come si chiamavano forse una volta. Wagner a strisce, l'immaginario wagneriano raccontato a fumetti e cartoni animati da Paperino a Capitan Harlock, è appunto la mostra che è aperta proprio fino al 6 gennaio prossimo allo spazio fumetto WoW, Museo del Fumetto di Milano, in Viale Campagna numero 12, e noi parliamo con Enrico Ercole, che ha curato questa mostra. Buonasera. Sì, buonasera. Grazie di essere ancora una volta con noi a raccontarci questo Wagner a strisce, per l'appunto. Intanto, che tipo di mostra è quella che avete organizzato? Sì, è una mostra dedicata sia agli appassionati di musica che agli appassionati di fumetto, perché ce n'è tanto di tutti e due gli argomenti. Chi è appassionato di musica si diverte a vedere come la materia dei personaggi wagneriani e delle opere wagneriane sono state trattate dai fumetti, a volte in tono seriosissimo, a volte in tono parodistico, e invece chi è appassionato di fumetto si può divertire a percorrere 100 anni di storia del fumetto attraverso questo filo rosso che sono appunto i personaggi delle opere di Wagner, perché comunque la mostra parte da... ha un percorso storico, parte dal 1893 delle prime figurine Liebig, con appunto una serie dedicata appunto a Lohengrin, per arrivare fino all'anteprima di un nuovo film d'animazione che sarà pronto l'anno prossimo, verrà presentato in Francia, del giovane Alex Alice, che presenta le avventure di Sigfrido a cartoni animati con musiche di Wagner. Enrico Ercole, magari raccontiamole meglio queste figurine Liebig, così come le chiamano, Liebig forse come si dovrebbero chiamare, non sì. So, però da noi sono note come figurine Liebig, magari i più giovani non sanno, non conoscono questa cosa, insomma, che per noi, ancora per la mia generazione, ancora da bambino ricordo, insomma, queste figurine che venivano date insieme al brodo, se non ricordo male, no? Sì, sì, venivano praticamente in ogni scatola di estratto di carne, che era quella pappetta scura, salatissima, che si usava al posto del dado, si raccoglievano i punti, e una volta raccolti i punti necessari per avere un'intera serie, li si spediva alla sede generale della Liebig, che poi si vedeva arrivare a casa la serie di 6 figurine che avevano temi più disparati. Le opere liriche hanno sempre avuto un ruolo fondamentale in queste raccolte, ma però erano dedicate a qualsiasi campo del sapere. E questo è cominciato già alla fine dell'Ottocento. Sì, 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 siamo praticamente primissimi anni dell'ultimo decennio del 1800, tant'è che appunto questa serie di Lohengrin, così come quella dei grandi compositori, data già 1893. La cosa carina è che in una delle serie appunto presenti in mostra, quella dedicata ai grandi compositori, compaiono appunto la serie I grandi compositori, dove tutti hanno la data di nascita e di morte, meno Verdi, perché era ancora vivo. Quindi, Verdi tra l'altro sarà il prossimo, Verdi a strisce sarà il prossimo, sì. La prossima mostra, no? L'anno prossimo. Come di dovere, esattamente. Noi seguiamo un pochino la programmazione scaligera per restare in qualche modo collegati a quello che succede a Milano, quindi l'anno prossimo sarà Verdi a strisce, l'anno scorso abbiamo fatto Mozart a strisce e quindi si prosegue in questo percorso. Enrico Ercole, ma Walt Disney non ha mai fatto una parodia del mondo di Wagner? Assolutamente sì, abbiamo ben 5 parodie targate mondo Disney, quasi tutte diciamo collegate all'Anello dei Nibelunghi, perché comunque la saga che la fa da padrone sia già nelle testate italiane del periodo della guerra,
l'Audace, l'Avventuroso, il Corriere dei Piccoli hanno avuto tutte le loro riduzioni a fumetti dell'Anello del Nibelungo e sono tutte esposte con i pezzi originali. Disney è ospite d'onore perché ha avuto la trilogia di Paperin Sigfrido, che è tutta, praticamente tutto l'Anello del Nibelungo ridotto ovviamente in tema disneyano. Abbiamo poi un'altra bella parodia che è Paperino e l'Oro di Reno, dove in realtà bisognerebbe dire di Rino, perché in realtà non si parla del fiume tedesco ma della città americana, dove Paper Wotan è il gestore di un casinò e che gli dà l'oro, che poi verrà rubato appunto dai Nibelunghi, che in questo caso è la banda Bassotti, perché comunque nel mondo Disney c'è chi accumula oro e chi lo ruba. E tutto, diciamo, e ovviamente il povero Paperino, che in realtà sappiamo essere pavido e svogliato, si trova sempre, malgré lui, a vestire i panni di Sigfrido. E un'altra bella parodia di cui abbiamo esatto, abbiamo una bella parodia di cui abbiamo le tavole originali di Zio Paperone e l'Olandese Volante, il Vascello Fantasma, in cui Paperino va a teatro a vedere l'opera di Wagner, poi torna da Zio Paperone, gliela racconta e improvvisamente il racconto viene interrotto dal vascello fantasma che irrompe nel deposito di Zio Paperone e ovviamente un capitano di un vascello ricolmo d'oro disposto a dare tutti i suoi averi in cambio di un po' di compagnia non può che trovare in Zio Paperone un valido alleato. Benissimo, Enrico Ercole, io la ringrazio molto, invito tutti quelli che si sono incuriositi, insomma, a visitare la mostra Wagner a strisce, aperta fino al 6 gennaio al Museo del Fumetto di Milano, Viale Campagna 12, e noi ci lasciamo con un ascolto storico da un Lohengrin diretto da Zubin Mehta, dove troviamo voci veramente importanti come quella di René Collo e Gundula Janowitz. Grazie ancora Enrico Ercole, buona serata. A voi, grazie, arrivederci.